Il ponte Guglielmo Marconi è un'opera di recente costruzione, fu inaugurata 4 anni or sono e costituisce quindi un degno inizio per la Via Olimpica. Dopo la via Oderisi da Gubbio, una prima parte di nuova costruzione. Per i romani il luogo è inconfondibile. Siamo nel quartiere portuense. L'omonima via che reca a Fiumicino non sarà attraversata con un normale incrocio. La via Olimpica la supererà con un cavalcavia lungo 56 metri, a 4 luci di 15 metri ciascuna. I lavori sono già a buon punto e saranno ultimati prima dell'estate. Anche per superare la strada ferrata della linea Roma-Pisa, un altro cavalcavia. È in cemento armato precompresso, a 35 metri di luce. E si prosegue tra i nuovi palazzi della circonvallazione gianicolense. La via Olimpica percorre per intero tale circonvallazione. Ne sfrutta l'ampiezza. Attraversa una zona costruita in questi ultimi anni, un arioso quartiere sorto in gran parte con le provvidenze dedicate all'edilizia sovvenzionata. Qui ci si trova circa a metà della via Olimpica. E qui si incontra un altro allacciamento di nuova costruzione che collega la circonvallazione gianicolense all'antica via Vitellia. È un ampio tratto di strada costruito espressamente per la via Olimpica. Il convento delle Clarisse, anch'esso moderno, vi si affaccia. Si sale al punto più alto di tutto il percorso, alla piazzetta del Bel Respiro, che riporta per un attimo nel clima della Roma di un tempo. Quindi, sempre col tracciato di nuova costruzione, si discende attraverso la villa Doria Panfili. Il tratto è ormai in via di ultimazione. Si sta ponendo la massicciata, cioè il sottofondo stradale. A questo punto la via Olimpica incontra l'Aurelia antica, silenziosa e circondata ville famose, e la supera ad un balzo con un cavalcavia ora in costruzione che avrà una luce di 12 metri. La villa del Vascello con gli alberi secolari è a qualche centinaio di metri dalla via Olimpica e richiama con le sue mura sberciate i ricordi garibaldini. Più volte nel corso dell'anno i nostri obiettivi si sono soffermati sulla realtà della nostra epoca. La vita dei giovani d'oggi ci è stata narrata dal nostro Carlo Alberto Chiesa, scomparso mentre ancora era vivo il successo della sua inchiesta, intensa, scandita dal ritmo frenetico del rock and roll. Right.
right, side by side, flying low and flying wide. We're gonna rock, era, rock this joint. We're gonna rock, era, rock this joint. We're gonna rock, era, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. We'll seven times innamorati, gli aridi giovani d'oggi, in fondo non molto diversi nei loro atteggiamenti involontariamente romantici dai giovani di ieri. Roma si appresta a sostenere il traffico delle Olimpiadi anche con una perfetta organizzazione viaria periferica. Il grande raccordo anulare, opera ingente e funzionale, interamente realizzata nel dopoguerra, consente spostamenti sulle varie direttrici senza attraversare il centro urbano. Dalle province orientali si giungerà a Roma per la via Flaminia. La Cassia ci porterà dall'Europa centrale atleti e spettatori che vorranno servirsi di automezzi. Tra le vie consolari è una di quelle che presentano il maggior traffico. L'Aurelia, altra importantissima strada perché è quella più diretta per la Francia, l'Inghilterra e la Spagna. È una strada sulla quale sono state compiute notevoli opere di miglioria. Ed eccoci sull'Appia. Sarà anche per le Olimpiadi la regina delle strade romane, non soltanto perché così è chiamata per tradizione, ma anche perché collega Roma a Napoli, dove si celebreranno i ludi della vela, e ai castelli romani, dove sul lago di Albano si svolgeranno parimenti giochi olimpici. La strada sta subendo profonde trasformazioni. Questo primo tratto è stato allargato. La carreggiata è ora di 10 metri e mezzo più due banchine laterali. Per tali lavori si è speso poco meno di 1 miliardo di lire. L'allargamento proseguirà per oltre 21 chilometri. I lavori in corso sono stati accelerati affinché possano essere ultimati per le Olimpiadi. Sull'Appia, infatti, il traffico è intensissimo anche in periodi normali. Per le Olimpiadi sarà pressoché raddoppiato. Ai lati della strada sono sorti asfaltifici all'aperto. Forniscono la materia prima per la bitumatura. È un sistema per far presto, per condurre a termine le opere entro il più breve tempo possibile. Al bivio per Castel Gandolfo una novità. L'ANAS sta sperimentando alcuni pilastrini elastici posti come spartitraffico ai limiti della carreggiata. Da qui si sale a Castel Gandolfo e al lago di Albano, che sarà teatro delle gare di canottaggio. Nuove opere naturalmente non potevano mancare. È un cavalcavia in cemento armato. Più oltre, la nuova strada per il lago, lunga 2 km e 260 metri. Consentirà di raggiungere l'amena località, evitando i giri viziosi che si era costretti a compiere. La strada si affonda in trincee, come dicono i tecnici, e infine entra in galleria.
500 metri sottoterra. È stato perforato il cratere del vulcano preistorico che con un getto di lava segnò il primo tracciato della Via Appia. Fu un vulcano violento dalle eruzioni apocalittiche. Oggi è la tranquilla conca di un lago. La galleria è quasi ultimata. Al di sopra, sul bordo del vecchio cratere, passa una strada e la ferrovia Roma-Albano. Il traforo sarà dotato di una perfetta illuminazione. Ottima sarà anche la ventilazione tra i due imbocchi. Ciò consentirà una facile eliminazione dell'ossido di carbonio emesso dagli scappamenti delle automobili. Uscita dalla galleria, la nuova strada